Abbiamo fatto una mattinata molto interessante. Elettricità Futura ha presentato un piano di crescita delle rinnovabili particolarmente incisivo e convincente, dal 2022 al 2030 per rientrare negli estremi di decarbonizzazione che adesso sono previsti da Repower EU, tutte le nuove regole europee in fase di evoluzione. Il piano è molto ambizioso, abbiamo stretto un patto di collaborazione molto forte, ho portato i dati nuovi, peraltro da quest'anno, diciamo dai pochi mesi che sono passati dal decreto semplificazioni, effettivamente siamo già nel cammino, siamo già verso i numeri previsti da questo piano, addirittura ci siamo promessi di accelerare, il tutto compatibile anche con la soluzione della crisi gas, perché spiegavamo oggi, è vero che dobbiamo rimpiazzare i 30 miliardi di metri cubi di gas russo, questi verranno rimpiazzati con meno gas, circa 25 miliardi, perché già questa crescita delle rinnovabili che c'è in corso ci consente di diminuire un po' la parte fossile. Quindi è un impegno preso, il piano è molto serio, molto, veramente molto ben fatto. Mi sono fermato per sentire tutte le forze politiche e devo dire che sono tutti concordi che questo non è un piano procrastinabile, non c'è piano B, dobbiamo andare in questa direzione e portarla avanti unitamente. Mi sono permesso di coniare un patto di alleanza tecnica su queste cose. Qui c'è poca ideologia e molta tecnologia che noi dobbiamo mettere al servizio di tutti gli italiani del sistema produttivo e speriamo anche che nel frattempo i mercati vengano un po' calmierati, perché quello che sta succedendo con le borse, diciamo, del gas eccetera è veramente ingiustificabile. Il gas c'è e i prezzi aumentano. E ho proposto anche, parlando proprio con gli operatori, che si cominciasse seriamente a disaccoppiare il prezzo delle rinnovabili dal prezzo del termoelettrico, perché non ha senso che vengano quotate secondo regole comuni. Direi che è una giornata molto positiva perché tutto il sistema sta lavorando nella stessa direzione. Ringrazio il presidente René Baudengo perché questa cosa l'hanno pensata, stimolata e poi noi, insomma, notoriamente discutiamo, non è che insomma, no, discutiamo, però è un'ottima cosa. Allora, l'Europa ha preso molto seriamente la proposta italiana, che sapete è stata complessa, e adesso se ne sta parlando in Commissione. Credo che molti paesi comincino a guardarla con grande attenzione, perché se pensate che oggi il gas era, ieri, intorno ai 130 euro megawattora, è ovvio che con questi prezzi del gas l'elettricità poi dovete moltiplicare più o meno per 2,5 volte, diventa insostenibile la bolletta sia per i cittadini europei che per le imprese. Quindi io conto che verrà fatto qualcosa, è in discussione, sì, ci si sta lavorando ora.